Allora, buonasera. Ah, c'è una faccia nuova con me. Beh, nuova forse per chi si è messo a seguire questo canale, non nuova per me. Ciao Aldo. Ciao. Aldo Rustichini, Professor of Economics, University of Minnesota. Bene. L'ultimo stop in una lunga carriera iniziata a Minnesota da graduate student e poi continuata in mille posti. Bell Lab, Wisconsin, Northwest, dove ci siamo rincrociati. Poi vai avanti tu. Vai avanti tu. Dopo Northwestern, sono tornato in Europa. Belgio, Olanda, poi sono tornato negli Stati Uniti, Boston, poi Minneapolis. Eccomi qua, sono stato qua per tutta la vita naturale di mio figlio, quasi, cioè 17 Eh anni. sì, era nato da poco. Se sei arrivato lì. Cos'è, il 2001? Aveva 3 anni quando siamo arrivati qui, quindi lui è nato e cresciuto qua, ora è a Chicago. Allora, Aldo, io come avrete sospettato ci conosciamo da un po' di tempo, abbiamo anche avuto la fortuna di scrivere, lui è molto più prolifico di me, un uomo dedicato alla ricerca, più di quanto lo sia io. Abbiamo avuto la fortuna di scrivere, o io ho avuto la fortuna di scriverci due o tre articoli assieme. Però siccome ci siamo sempre parlati, on and off, e ultimamente avevamo pure parlato di scrivere delle cose su cui non riusciamo a quagliare. In questo gigantesco pensare siamo finiti a discutere della democrazia. Dove va la democrazia? C'è la crisi della democrazia, ma sono in crisi i sistemi liberal democratici. Che senso ha? Dove ci sta portando? I populismi, che disastro! Tutti protestano perché i voti, tutti, no, non tutti, neanche la maggioranza, occhio e croce, insomma, un gran numero di persone, compreso il sottoscritto. Aldo Meno, a protesta o si trova proprio disagio con i vari Trump o i vari Salvini. Girano proposte tanto impotenti quanto assurde di limitare i diritti di voto a quelli con la laurea, a quelli con l'IQ sopra 108, con quelli che non so. Sotto il Insomma, girano. problema è anche quelli troppo intelligenti. Nel mondo cosiddetto liberale, specialmente a cui io mi onoro di non appartenere, ma in cui mi ci vogliono sempre mettere, girano infatti proposte di revisione del diritto di voto che io trovo a metà appunto fra il ridicolo e l'impotente. E quindi invece abbiamo pensato con Aldo, dedichiamo un po' di chiacchierate serie a cercare di riflettere su questo, consapevoli che io almeno non ho soluzione. Ho qualche idea sul problema, non ho soluzione. Non so se Aldo le ha, adesso passo la parola a lui, che l'argomento di stasera l'ha proposto lui, e quindi forse ha qualcosa di più interessante di quel che ho detto io da dire. Vai, professor Rustichini. Allora, avevamo detto che procediamo a sorpresa, cioè io ho una serie di punti e io comincio a svilupparli, te mi dici se sei all'incirca d'accordo o no, se sei d'accordo procediamo, poi magari li elaboriamo. Va bene? Insomma, io ce ne ho circa. Assolutamente, come ci siamo detti, come ci siamo detti. Allora, il primo è che la democrazia è un regime abbastanza recente e profondamente instabile. Cioè, recente vuol dire che, insomma, la transizione fra monarchia e repubblica comincia in Europa in modo netto con la fine della Prima Guerra Mondiale. Nella Prima Guerra Mondiale ci sono ancora quattro imperi, ci sono tre democrazie in Europa a quel momento, cioè la Francia, la Svizzera e il Portogallo. Alla fine della Prima Guerra Mondiale tutti gli imperi sono partiti, comincia un regime repubblicano generalizzato e poi la democrazia cambia abbastanza rapidamente in questo secolo, secolo e mezzo, si trasforma in modo radicale, soprattutto con un allargamento della partecipazione. E con l'estensione dell'implicazione della democrazia per il cambiamento diciamo, degli equilibri economici, soprattutto Lo verso la intendi con Russia. questo che. No, che io sono uno un po' letterale su questo, ma mi arrabbio sempre quando la gente mi dice: ma questo non è democratico. Guarda, dico, democratico è una roba che ha a che fare col voto per eleggere i propri rappresentanti e governanti.
Sì, possiamo quindi definirli allora. Cioè io intendo Repubblica come... La differenza fondamentale fra democrazia e Repubblica la pongo nel fatto che la democrazia... All'interno della democrazia non c'è nulla che non possa essere deciso con majority voting. Questa è la mia definizione. Con simple majority voting? Sì, sostanzialmente. Cioè, sì, insomma, ora poi si può fare la distinzione qualificato, tre quarti, comunque. La democrazia... Beh, no, sai, perché insomma, su alcune cose è rilevante. Come sai, ci sono molte tentazioni di dire vabbè, la democrazia è quella cosa per cui appunto la maggioranza decide tutto, sì, inclusi i diritti. Quindi no, volevo semplicemente capire, volevo anche perché così capissero le persone che ci ascoltano. Sì, ho questo in mente, come democrazia. Vabbè, su questo siamo d'accordo, su questo. È un regime che sulla scala della storia umana ha un secolo e mezzo, a parte, secondo me, le esperienze recenti sono profondamente diverse da quelle ateniesi romane. Sì, assolutamente. La confusione popolare sul fatto che la democrazia di adesso sia quella, che so, della Repubblica Romana o della città, è che è solo confusione. C'è da imparare, però è una cosa abbastanza diversa, quindi quella che abbiamo davanti è abbastanza recente. Assolutamente. E è cambiata in modo sorprendente in questo breve periodo. Insomma, tanto per fare intanto, la rivoluzione industriale non è avvenuta sotto la democrazia, è avvenuta sotto la monarchia costituzionale, dove il diritto al voto oscillava, insomma, attorno al 4-10%. Nel 700 addirittura perché siccome la ricchezza si concentrò, il numero di quelli che avevano diritto al voto scese in Inghilterra. Quindi è un diritto al voto molto ristretto. Quindi questa l'esperienza, la società in cui viviamo è stata creata in larga parte al di fuori dell'esperienza democratica. E, la prima cosa. E poi, dopo che è cominciato a allargarsi sia al di fuori dei vincoli di censo o di istruzione, poi alle donne, è stata una trasformazione abbastanza radicale. Quindi è un regime di natura profondamente instabile. Questo mi serve per introdurre il prossimo punto, che queste cose i grandi filosofi l'avevano capita subito. I grandi filosofi in questo caso chi sono? E quale cosa? Avevano capito che la democrazia era un regime profondamente instabile che tende a trasformarsi in un'altra cosa. Cosa vuol dire instabile? Definizione, che tende a trasformarsi in un'altra cosa. Poi posso dare degli esempi, delle discussioni all'interno della filosofia che hanno analizzato questa cosa. Prima è Platone, quando nella Repubblica descrive esattamente questo processo. Abbiamo appena deciso che la democrazia ateniense non c'entra niente con questo, quindi a partire dal 1800, altrimenti cose che non... Dunque... No, non ti pare? No, aspetta. Ci sono delle cose da imparare, perché è cambiata... Scusa, fammi fare questo punto, vediamo se... Dunque, ti ricordo solo che Platone, quando fa una scala di regime, lui comincia da Callipolis, che è la Repubblica dei Filosofi, poi si trasforma in Timocrazia, che è il regime dei soldati basato sull'onore, poi si trasforma in oligarchia, che è il regime dei mercanti basato sulla ricchezza, poi si trasforma in democrazia e poi la democrazia si trasforma in tirannia. Questo era quello che dicevo. Quindi già da Platone c'era un profondo sospetto per la democrazia. Questo sospetto continua fino a David Hume, con l'unica eccezione nella storia della filosofia, secondo me notevole, è insomma, il pazzo scatenato di Rousseau. Poi c'è la Rivoluzione francese, che è la trasformazione fondamentale di questa idea, dove alcuni, come Burke, dissero: avete visto? Vi si era sempre detto che sarebbe finita così. E infatti,
pochi anni dopo la Repubblica Francese si trasforma in impero con Napoleone. Questo vabbè, però poi torna indietro, insomma, quella è una fase di grandi oscillazioni, sì, tra poteri che se ne vanno e poteri diversi, insomma, no? Cioè, non mi sembra che Napoleone III o no, anche no, Napoleone, so quale è Napoleone primo. O Napoleone I siano conferme della natura instabile della democrazia, anche perché quella che esce dalla Repubblica sembra seguire il pattern che c'era già stato in Atene con Pericle, a Roma dopo, no, quanto dura? 400 anni, da Tarquinio fino a Cesare, questo è già un periodo lungo, e poi in Francia, dalla Rivoluzione francese a Napoleone I, sembra un pattern confermato. Beh, professore, mi permetta, sì. No, mi stai facendo pick and choose. Quindi bene, discutiamo. Dimmi. Stai platealmente facendo uno perché stai cominciando a mischiare regimi diversi che tu prima hai detto di tenere separati, adesso me li mischi, per cui la Repubblica Romana non la classificherei simile alla democrazia che tu, che nella tua stessa presentazione hai visto avverarsi e compiersi, instaurarsi nei paesi europei a partire dalla fine della seconda metà dell'Ottocento, in realtà dopo la Prima Guerra Mondiale. E cioè situazioni in cui il suffragio è universale o quasi, ci sono esclusioni di alcune parti, non minoranze, nel caso delle donne ovviamente la grande discriminazione è uomo-donna. Prima ci sono delle discriminazioni di censo che progressivamente si rilassano. Allora, che quello sia un regime instabile o no, vedremo. Però non mi sentirei di chiamare democrazia sullo stesso terreno quella che esce, il regime che esce dal terrore, dalla Rivoluzione francese, perché è un regime non definito, un regime assembleare che assomiglia molto poco alla democrazia elettorale come la conosciamo adesso. Se poi invece facciamo l'esempio di chiamiamo democrazia la Repubblica Romana, beh, insomma, la Repubblica Romana è durata tanto quanto l'impero, anche di più, ed è stata lo strumento, condizione istituzionale attraverso cui l'impero si è poi creato. Cioè, alla fine, all'avvento di Ottaviano, ormai le conquiste romane sono quelle che sono, sì, vengono estese un po', per carità, poi si aggiunge un pezzo delle isole britanniche, Traiano espande un po' di qua, un po' di là, ma è poca roba. E quindi quell'esempio lì non la prova instabile al rovescio, la prova sia stabile che successful, non ti pare? È durata, la Repubblica Romana è durata 450 anni, sì, l'avevo notato, è uno degli esempi più lunghi. Sì, sì. Insomma, quella americana dura da 250. 150, sì, possiamo discutere, appunto. Sono pochi i regimi che io conosco che siano durati di più, ne conosci tu? I riforme istituzionali che siano durate di più di 3 secoli o quattro? Le monarchie sono durate di più, sono No, durate. beh, no, le forme monarchiche si sono alterate e poi soprattutto sono cambiati i No, monarchi. dal 1000 E così. non sono cambiati i monarchi. Sì, però il regime. Il regime. Vabbè. Se questa è l'unità di misura, più o meno, può darsi. Vedremo, cioè le democrazie sono, formalmente ci sono ancora democrazie, no? E le monarchie, cioè se a te sembra che la monarchia di, che so, Maria Teresa d'Austria sia analoga a quella del suo antenato Carlo V, però a me sembrano regimi istituzionali ben diversi, non ti pare? Ma comunque non era questo il tuo ragionamento, quindi io direi che mi ritiro su questo e ti lascio andare avanti, perché non credo che tu volessi dedicarti a questa instabilità particolare facendo i confronti di. No, invece secondo me è importante perché è una debolezza della democrazia che è stata identificata subito nella tradizione filosofica, nelle due versioni. Poi Sì, nel ma è sbagliata, frattempo, cioè i dati empirici la nelle due contraddicono. versioni, fammi chiarire, nel frattempo poi c'è stata la rivoluzione industriale, quindi la struttura economica è cambiata completamente. Questa è la differenza fondamentale fra le democrazie che abbiamo di fronte oggi e le democrazie ateniesi romane. Abbiamo di fronte una No, struttura no, 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 è cambiata la distribuzione di diritti. No, non è vero.
abbiamo eliminato completamente. Questo è cambiato, siamo d'accordo, no? No, abbiamo eliminato completamente la nozione di proprietà, abbiamo deciso che tutti gli umani sono uguali, quindi abbiamo eliminato lo schiavismo, sì. E quindi non c'è solo la rivoluzione industriale, la crescita economica, eccetera, eccetera. Mi pare che ci sia anche una variazione. Sì, nella... sì, sì. Ma quello che però voglio contestare è che tu stai dando per acquisito, come sia un fatto, che la forma chiamata del suffragio universale elettorale è instabile, cioè dando per acquisita questa cosa di Burke, che a me non sembra vera, perché come ho detto, l'osservazione di Burke è un'osservazione che viene fatta sulle forme di democrazia popolare assembleare che governano Parigi dopo la presa della Bastiglia, in quei quanti sono? 15 anni, 20 anni? No? Non era, insomma, anche quello era suffragio limitato solo agli uomini, quindi non era un suffragio comunque il punto è l'uomo preoccupato da sta fatto che non ci sono i nobili che comandano, che alla plebaglia viene dato il diritto di dire e di esprimersi, che questo porterà a grandi distruzioni. Nello specifico storico della rivoluzione francese ha anche ragione, nel senso che la rivoluzione in parte succede, in parte fallisce. Dal mio punto di vista diciamo che ha avuto successo in the long run, no? Alla ci ha trasformato in modo irreversibile, nel senso molte cose in meglio, naturalmente. Sì, nel caso specifico di quel periodo in Francia, in realtà il regime rivoluzionario sparisce e viene sostituito da un regime dittatoriale. Però a me non sembra evidenza sufficiente questa per concludere che di per sé ci sia. Quindi vorrei capire qual è la teoria, cioè qual è il fattore a tuo avviso che rende il regime istituzionale chiamato suffragio universale e democrazia intrinsecamente instabile contro, che so, quello monarchico, non so quali altri vogliamo confrontare. Quello dittatoriale non funziona, le dittature durano tutte poco. Sì, sì, sì. Dunque, aspetta, io sono d'accordo con te che ci sono state molte trasformazioni, non solo la rivoluzione industriale, ci sono state trasformazioni culturali e filosofiche, il modo in cui vediamo gli altri esseri umani, che è stato fondamentale. Questa è l'eredità dell'illuminismo, senza dubbio. Però io volevo dire che c'è un tema che sembra comune all'interno della filosofia occidentale che guardava la democrazia con grande sospetto. E è stata, questo mi sembra un fatto, guarda, possiamo guardare, l'unico filosofo che parla della democrazia in termini inequivocabilmente positivi è Rousseau. L'unico filosofo di un certo periodo che parla della democrazia in termini inequivocabilmente. Se positivi, inequivocabilmente, parola difficile, positivi è Rousseau. Sì, cioè se ci restringiamo ai filosofi... E poi volevo dire che nel periodo dopo la rivoluzione francese c'è una rivalutazione della democrazia, c'è ci sono altri pensatori che ripensano la democrazia, forse non si rendono conto che è una democrazia alla luce del fatto che ci sono state nel frattempo delle profonde trasformazioni. La rivoluzione industriale, secondo me, è quella più fondamentale. Io in mente, la persona, il filosofo che rivaluta la democrazia agli occhi dei filosofi è Tocqueville, quando scrive Democrazia in America. Mm-hmm. Lo scrive in francese. E infatti, cioè, ci sono due cose interessanti che volevo sottolineare di Tocqueville. La prima che è questa, che cerca di riproporre ai filosofi conservatori: guardate che c'è un'esperienza democratica interessante, sembra che funzioni, è di natura un po' diversa da quella di cui avevamo sospetto fino ad ora, cerchiamo di capirla. Questo è il senso di democrazia in America. L'intuizione è che... Dire tre cose interessanti, questa è una, le altre due? Sì, la seconda è che... Lui stesso dice c'è bisogno di una nuova scienza per capire cosa è successo, perché c'è questa trasformazione. E lui comincia a discutere forse la società civile,
forse il ruolo della religione, forse è qualcosa nella natura della popolazione, che secondo me era quello che spiegava, no? Cioè, la popolazione americana si era autoselezionata come un gruppo di persone che era particolarmente avversa a strutture autoritarie, c'erano anche queste condizioni storiche. Comunque lui oscilla fra un po' di, questa era forse la società civile, le cose che lui dice, no? Che non è la società civile, o la popolazione o la religione. Comunque lui dice c'è qualcosa da capire, c'è anche il fatto che c'è una società di mercato che si sta affermando, lo scrive nel 1835, quindi gli Stati Uniti già si stavano avviando a una profonda trasformazione. E poi la terza è che lui già allora comincia a dire, guardate, che comunque ci sono dei problemi impliciti, problemi endemici, problemi potenziali all'interno della democrazia, che di nuovo, e qui riecheggia questa tesi alla vecchia di Platone, ma in modo diverso. E quali sono i problemi? Che anche la democrazia può trasformarsi in una tirannia, ma lui si appella alla questione della tirannia della maggioranza. Ci sono dei capitoli in cui discute la questione della teoria della maggioranza. Che infatti è il problema, uno dei problemi, no? La tirannia della maggioranza. Ma avverte, volevo dire la cosa che mi premeva, dire che lui avverte che la trasformazione della democrazia in un regime non democratico, nel suo opposto, in una forma di tirannia, non sarà necessariamente come veniva temuta la trasformazione in Mario o Cesare o Napoleone o il tiranno. Sarà una trasformazione più morbida, basata più sul consenso forzato, basata sul materialismo, basata sul fascino della ricchezza. Lui indica questi come potenziali problemi. Quindi, volevo dire, da una parte riporta questo tema che la democrazia ha una sua fragilità, che tende a trasformarsi in un regime che non è democratico, però dice, già nota allora che in un modo un po' diverso. Però, ti fermo di nuovo, i fatti storici dicono che, vediamo un attimo, alcune democrazie nella fase iniziale si sono trasformate in qualcosa di diverso, in particolare in Italia, in Spagna, in Germania e in altri posti si sono trasformate in dittature. Le dittature non sono durate molto, però si sono trasformate in dittature. In questo senso simili, quelle sì, alle storiche di Scilla, di Cesare, eccetera, cioè situazioni di grande conflitto sociale, di violenza, in cui dentro le regole date non si riesce a trovare un compromesso fra gruppi di interesse contrapposti, tendono a facilitare il supporto ampio della popolazione, non necessariamente dei votanti, della popolazione, verso persone che impongano law and order. Okay? Questa non è una particolare novità della democrazia, è successo un po' ovunque, no? Cioè, in molte esperienze di governo popolare, ai vari momenti del Medioevo, dai 500 a Firenze, alle varie piccole repubbliche, esperimenti di assemblearismo, governo per assemblearismo nei ducati tedeschi, finiva a scazzotti, poi arrivava il dittatore. Le stessi comuni e repubbliche italiane hanno avuto sta cosa. Tra l'altro, in questo piccolo dettaglio storico ci siamo scordati che c'è una democrazia nel senso tuo, Recordman, ed è quella dove sono cresciuto, toscanaccio, ma hai fatto scordare di Venezia. Sì. La Repubblica durò quasi 1000 anni. Sì, era molto aristocratica, era molto selettiva. Era abbastanza aristocratica e selettiva, era decisamente più ampia di quella ateniese. Era una via di mezzo. Se andare nei dettagli, tirare fuori Lane, andare a controllare le percentuali, direi che i diritti di voto attivo nella Venezia prima della Serrata, in particolare prima della Serrata del Gran Consiglio, sono paragonabili se non superiori a quelli dell'Italia umbertina, no? Cioè, abbastanza limitati, no? Non mi ricordo, limitati, però il principale scritto che abbiamo deciso di chiamare, se abbiamo bisogno del suffragio universale, la democrazia in effetti è un'operazione giovanissima, è cominciata nel 1948, insomma. Sì, è cominciato dal 48.
No, voglio dire che questa tendenza poi alle fasi di grande conflitto sociale, l'arrivo del dittatore, insomma, o varianti del dittatore, l'uomo forte che mette a posto tutti perché li legna, mi sembra una costante nella storia dell'umanità, non ti pare? Sì. Il vecchio problema di Platone rimane, certo. Sì, certo. Ma allora vogliamo cercare di capire dove vedi tu. Io devo ammettere che il problema di Platone non l'ho mai trovato particolarmente convincente, però per impostare il problema, visto che invece a te convince, descrivilo, perché la regola in queste nostre conversazioni è che non andiamo avanti a livelli accademici da ore. Quindi descrivilo, così chi ci ascolta, se è interessato, si riesce a rifletterci per la prossima puntata. Descrivilo in modo preciso. Dov'è secondo te il problema di Platone in generale e oggi in particolare? Dunque, io definivo il problema di Platone come il problema, perché è stato lui a indicarlo per la prima volta, che c'è una instabilità intrinseca alla democrazia che tende a trasformarsi, per ragioni di affermazione dei demagoghi, in un regime che è il suo opposto. Questa è l'intuizione. Poi io stavo cercando... Descrive quello che ho appena descritto, no? Come? Descrive le circostanze in cui, per una ragione o per l'altra... Io Platone me lo sono riletto in questi giorni per averlo ben fresco. Lui ha una sua teoria interessante, ci sono degli elementi che possono essere utili a questo punto, però naturalmente queste sono cose di 2500 anni fa, quindi... Non dobbiamo chiedergli molto, però secondo me gli aspetti interessanti di Platone è che è il primo a capire che una trasformazione di un regime non è solo una questione istituzionale, ma è sempre associata a una trasformazione della popolazione sottostante. Ma se io ricordo, Platone ha in mente una cosa in cui il problema vero è l'inettitudine delle élite nel caso della democrazia, perché il suo problema è di come originano le dittature, quindi la sua idea è le dittature emergono a volte da regimi oligarchici, madonna, non so più parlare italiano, appena hanno quattro sillabe mi si intorpora. Lo so. Comunque. Queste parole lunghe in inglese non essendoci, la lingua si abitua a fermarsi alla terza sillaba, al massimo alla quarta. Vabbè, excusatio non petita, disse l'altro. Allora, ritornando, una è l'idea appunto della satrapia, no? Cioè, l'oligarchia degenera, all'interno gli oligarchi sono vecchi, uno diventa più dominante perché li corrompe e di fatto diventa una squallida dittatura. L'altra invece è la democrazia, in cui lui descrive un eccesso di libertà, in cui in realtà gli salta l'ordine sociale, se ricordo bene. L'allievo non rispetta più il maestro, saltano le gerarchie sociali, le élite non le sanno, non hanno autorità tale, direbbe Gramsci, non hanno l'egemonia culturale prima che militare per imporla, e in una situazione in cui c'è free for all succede, ed è questo, ricorda sì molto il terrore, no? C'è una maniera di leggere il terrore, è senz'altro quella, è questo che tu hai in mente. Sì, guarda, l'accento lui lo pone sempre sul fatto che alla trasformazione istituzionale si accompagna una trasformazione, o anzi è sottostante una trasformazione di quello che motiva e ispira la popolazione. Quindi quando si passa dalla Repubblica dei filosofi alla timocrazia, che è il regime dei soldati, un regime militare dove la motivazione fondamentale non è più l'amore del sapere. Ricordati che per essere un filosofo regnante nella Repubblica ideale di Platone c'erano dei requisiti, cioè, per esempio lui aveva 10 anni di matematica, tanto cosa, oggi sarebbero deve saper programmare in Python per condizioni minime, 10 anni. Sa definire uno spazio di Hilbert, non lo diamo il diritto di voto. Vabbè. Quindi aveva una condizione molto aristocratica. Poi invece si passa a un regime in cui la motivazione fondamentale è l'onore per i soldati, che è l'ispirazione della timocrazia.
poi si passa a un regime in cui l'ispirazione fondamentale, la motivazione fondamentale è quella della ricchezza, quindi la società dei mercanti nell'oligarchia. Questa, a me sembra questa l'intuizione importante di Platone, che non è mai un cambiamento istituzionale, è un uno deve stare bene. È un cambiamento delle radici sociali, della cultura dominante, no? Ripetiamo, un cambiamento dei gruppi sociali dominanti e dei loro sistemi di valori. Sì, 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 è per la trasformazione della democrazia la cosa, la trasformazione negativa che lui individua è questo emergere dei desideri, come lui dice, non regolati, cioè non essenziali, che poi trasforma la democrazia attraverso la demagogia nella tirannia. Però secondo me più di questo da Platone io non estrarrei. Vabbè, no, ci sto. Allora, allora prendiamo questo punto, cioè l'idea è, allora, l'idea è che è saltando, quando saltano o quando si modificano i sistemi di stratificazione sociale e di controllo, si libera però cosa specificatamente? No? Si libera cosa? Il desiderio di chi? Ma ora se vogliamo fare un'affermazione che è rilevante per la società contemporanea, allora io lascerei stare Platone, insomma, io magari... Però voglio usare l'intuizione di Platone che a te ti ha ispirato per capire cosa hai in mente oggi, poi la chiudiamo e ci ritorniamo la prossima settimana. Io guarda, proporrei come la prossima settimana questo... No, aspetta, prima finiamo qui. Benissimo, allora ti dico, riprendiamo l'ispirazione di Platone, però usiamo la forma mentale che abbiamo sviluppato da economisti, e cioè le istituzioni lavorano in un mondo dove gli incentivi contano, e poi quelle che chiamiamo le nuove intuizioni dell'economia, che c'è una sottostante struttura della popolazione con caratteristiche date, che quindi anche quelle contano quando si tratta di decidere qual è il regime istituzionale che vige, e cerchiamo di fare, non dico di fare un modello, ma insomma io e te discutendo, sono sicuro che in termini di modello finiremo per pensare, di dire qual è, che caratteristiche positive ha la democrazia e che caratteristiche negative ha la democrazia e perché queste due forze contrastanti spiegano la potenziale debolezza della democrazia e la sua trasformazione in qualche altra cosa. Quindi questo era il primo punto di vista di cui volevo parlare. Poi, sì, ho capito, però io voglio lasciare... Pensarci da economisti, guarda, non è facile. Voglio lasciare chi ci ascolta con un'immagine in mente che evidentemente tu hai e ti preoccupa, cioè il processo platoniano, l'intuizione platoniana l'abbiamo capita. Se io mi guardo attorno oggi, dall'Italia alla Spagna, dal Giappone agli Stati Uniti, insomma, cioè in tutti quei 30 alla fine paesi che hanno una storia di democrazia compiuta, cioè di suffragio elettorale totale, che dura leggermente meno di un secolo, ma insomma, dura almeno 70-80 anni, e cerco questa roba, questo meccanismo di degenerazione della libertà che tu hai in mente o che in Platone ti è sembrato rilevante, dove lo vedi? Ecco, questa è la mia ultima domanda. Dove lo vedi? Se voglio fare un nome, ripeto, questo è Platone rivisto da Tocqueville, l'attenzione, il nemico della democrazia non sarà necessariamente il tiranno, sarà una forza coerciva sottile. Ma non mi stai rispondendo. No, se vuoi, il nome, guarda... No, io voglio vedere la degenerazione, non ti sto dicendo di fare... No, la degenerazione è esagerato perché sto per fare un nome, insomma... Persone come Federica Mogherini a me sembra un esempio del problema. Cioè, Federica Mogherini. Istituzionale in cui Federica pensavo Mogherini. Pensavo avessi detto che so, Matteo Salvini. Se Federica Mogherini è la degenerazione di qualsiasi cosa, Matteo Salvini lo è 5.000 volte. Uno che si fa eleggere, votare, va allo stadio con criminali, insomma. No. Va bene, allora io ho in mente questa, te hai in mente Salvini, possiamo discutere. No, io non ho in mente immagine e io ti dicevo, guardate come ci diceva Tocqueville, non sarà Juncker, se vuoi, insomma, i personaggi così. Ci vuoi mettere Salvini, possiamo discutere, possiamo avere una discussione specifica. No, ma io non riesco a capire perché Mogherini, cioè una persona irrilevante che non rappresenta quasi niente. Aspetta, la Mogherini non è del tutto irrilevante.
Sì, assolutamente irrilevante, rappresenta niente, una che viene mandata in giro a dire cose, ma che vengono decise da ovviamente i ministri degli esteri e dai primi ministri dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea, non ha alcuna autonomia o potere politico proprio, dopodiché per carità nel day by day gestisce lei, fa lei, sono sicuro che i comunicati stampi li fa lei, ma... Qui tu sei, però allora qui non credo Mogherini prenda nessuna posizione sostanziale su nessun argomento di politica estera rilevante senza avere il consenso almeno dei 5, 6, 8 grossi primi ministri, di primi ministri di paesi grandi europei e molto probabilmente anche di altri. Così ha funzionato. Allora qui c'è l'altro tema, anche questo lo dobbiamo lasciare al futuro. Cos'è il potere oggi? Dopo che Gramsci... No, professore, stai saltando di palo in frasca. No, perché te mi hai appena detto, mi hai portato il nome la Mogherini, ma la Mogherini non ha nessun potere. E io dico cos'è, e io ti chiedo, ti invito a discutere la prossima volta, nei prossimi 10 anni, cos'è il potere oggi, dopo Gramsci? Cioè, potere è l'egemonia, potere è la capacità di influenzare il modo in cui gli esseri umani percepiscono se stessi e la loro relazione con gli altri. Quindi non è il potere così come lo era, insomma, la capacità di mandarti in galera. Il potere è una cosa più sottile. Può essere, anche può non essere, dipende dai paesi, non lo so. Alcuni paesi il potere è il potere. È ancora quello, la capacità di dare ordini più o meno arbitrari e di garantirsi una maniera o nell'altra che vengono eseguiti. A volte succede con l'influenza, l'egemonia culturale, a volte succede con il mitra. Può essere, possiamo discutere se una come Mogherini, però io continuo a non capire, cioè, ripeto, ci provo per l'ultima volta, poi dobbiamo salutarci. Sì. L'intuizione platoniana della degenerazione della democrazia che poi la dittatura è che a un certo punto i ruoli sociali saltano, quelli che stabili, e anche la percezione del proprio ruolo nel mondo, di quello che si può avere, di quello che non si può avere, dei diritti e di no, salta, e questo scatena le richieste di tutti contro tutti, tutti vogliono tutto, si creano gruppi organizzati guidati da demagoghi che promettono che tutti possono avere tutto, che la soluzione è facile, eccetera eccetera. E questo ovviamente porta, così per ragioni economiche quasi, a una lotta concentrata sullo spartirsi la torta anziché farla crescere. Tipicamente questo riduce la torta, e nello spartirsi la torta litigando se ne distrugge anche una buona fetta, e quindi c'è bisogno del dittatore, altrimenti la degenerazione. Bene, questo Platone mi va. Hai arricchito Platone di molto, hai fatto quello... Hai cominciato a fare quello che volevo fare io. No, non credo di averlo arricchito. Io sono uno di letture antiche e non lo leggo da tanto tempo. Però se mi ricordo, cioè, ci ho messo un po' l'analisi economica, la torta sì l'ho messa io, dai. Però l'idea che lui ha in mente è questa. Però la mia domanda è, nel mondo buono, fammi venire, nel mondo in cui viviamo, mi puoi puntare il dito all'analogo? Tu mi hai tirato fuori la Mogherini, c'è tra il cazzo la Mogherini. Io voglio capire dove... tu identifichi, perché in parte lo identifico anch'io, ma voglio capire dove tu identifichi siano saltati criticamente questi meccanismi di regolazione sociale, questi modelli del mondo, eccetera, eccetera, e si è iniziata una fase di tutti che vogliono tutto, in cui emergono i demagoghi, in cui emergono i capipopolo, e in cui si rischia appunto lo sfascio. E questa è la domanda che sta facendo Forget Mogherini. Dove? Cioè, punta il dito. Ma allora, se parli delle questioni, allora io ti dico il fatto che ormai del contenimento del debito pubblico si parla sempre meno, perché ormai sembra che sia una questione accettata, uno stato accettato. Cioè l'esplosione della spesa pubblica, per esempio. Sì, certo. Ok. No, per capire concretamente, hai altri esempi che Aldo in mente o...? E l'altro è quello che indicavo prima, l'espansione della trasformazione del ruolo dell'elite, la trasformazione, l'allargamento del diritto di voto e dell'esercizio del diritto di voto a una frazione sempre più ampia della popolazione, coniugato con il fatto che collegato con le politiche redistributive, sta creando una miscela esplosiva. È quello che stavi dicendo te.
Ah, quindi tu il problema è quello, la redistribuzione, le spese pubbliche, vabbè, eccetera. Vabbè, no, era per capire. Boh, con questo credo. Se non è il momento in cui la democrazia riassumendo. Può votare i soldi degli altri e gli incentivi cominciano a funzionare in quella direzione e i politici hanno interesse a continuare a farlo, si crea una spirale. Questo è un tema classico del liberalismo conservatore, chiamiamolo, per chi ci ascolta, che il professor Rustichini ripropone. E cioè il fatto che va oltre il no taxation without representation, dice, nella misura in cui non ci sono limiti alla capacità di tassazione di spesa dello Stato e quindi di espropriazione, perché la tassa lo è in una forma o nell'altra, delle ricchezze private, si scatena il free riding, cioè tutti vogliono una fetta e il sistema politico corre dietro a questa esigenza, a questa domanda, e questo progressivamente, insomma, il giochetto che si scatena è il giochetto più uno, no? Aldo ha offerto 100, io offro 101, allora lui offre 102, io offro 103, e ovviamente questo porta a una degenerazione, perché c'è un banale vincolo di bilancio, e una misura di questo è il debito pubblico. Boh, l'ho riassunto giusto? Mi devi rispondere. È sparito il microfono, professore. Sei diventato silenzioso. Comunque, allora, anche a causa di questo, vediamo un attimo. Sì, Aldo, è sparito il microfono. Non ti si sente più. Sei andato completamente in... Non importa, questo pezzo, beh, lo lasciamo così, dai, è la prima, non lo taglio neanche, così salutiamo chi ci ascolta, adesso ci ricolleghiamo. Ciao.